E cominciamo subito questo pomeriggio di lavoro su un tema molto importante ma anche molto impegnativa: la via italiana dall'Africa, un nuovo paradigma dello sviluppo. Direi che parliamo di Africa, ma ci sono molte Afriche. È un'iniziativa che ci trova totalmente coinvolti e che vuole scaturire qualcosa di veramente concreto, che non sia un discorso piagnone o vittimista o un po' triste o di retroguardia sull'Africa, ma che prenda l'Africa come grande continente, come partner, lo vorrei dire schiettamente, prenda l'Africa sul serio. E c'è un nuovo impegno italiano, sia sul terreno della cooperazione in generale e sia sul terreno dei rapporti con l'Africa, e le due cose ovviamente hanno un legame di parentela. Questo è un percorso che ci vede e ci vedrà protagonisti come paese, ed è un percorso di dialogo. Oggi facciamo il punto sull'Africa, è un continente su cui il nostro paese sta investendo, lo sta facendo in termini prima di tutto politici, con un'attenzione particolare da parte del governo. Credo che il presidente Renzi sia già andato 3 volte in Africa e ci sono state visite continue di nostri ministri. Secondo me è impressionante che lui è stato il primo presidente del Consiglio a visitare in visita di Stato un paese dell'Africa subsahariana. Non il primo aver fatto 2 viaggi, il primo averne fatto 3, il primo averne fatto 1. Perché indica, è il segno, e questa è la ragione anche per cui una cosa come l'Africa Act ha molto senso, indica il segno che l'Italia non ha mai avuto una strategia in senso pieno. E quindi noi italiani più di altri siamo consapevoli del fatto che l'Africa oggi è centrale sia dal punto di vista delle potenziali minacce sia dal punto di vista delle grandi potenzialità. Creare un pacchetto di misure, da un lato legislative e dall'altro lato di misure più operative, che rafforzassero e coordinassero la presenza italiana in Africa. La via italiana con l'Africa. È diverso dire la via italiana per l'Africa rispetto a dire il con l'Africa. Look at this work. It's phenomenal. This is the index of this act. It's incredible. We want to be part of this act as Africans. Ci sono uomini sviluppati, ma forse ci sono paesi sottosviluppati, ma uomini sottosviluppati non ci sono. Un investimento sul capitale umano africano e italiano. Un grande continente di risorse umane, di cui noi ancora non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo bisogno. Questo Mediterraneo che si restringe in termini di vicinanza territoriale, dobbiamo far sì che si restringa anche in termini di vicinanza culturale, politica e relazionale. Facciamo una proposta più simbolica ma importante, cioè l'istituzione di una giornata annuale per l'Africa. Una nuova ondata di sviluppo che si basa su innovazioni in grado di essere sempre più diffuse. Creazione di opportunità di crescita economica e di occupazione per il continente africano. Sulle questioni ambientali come un elemento strategico di un nuovo modello di sviluppo inclusivo, duraturo, stabile, sostenibile del continente africano. Il successo dell'Europa e quindi anche dell'Italia si fa in gran parte con l'Africa. E credo che in questo l'Italia potrebbe dare un contributo molto importante, proprio perché si sta affinendo sempre di più una strategia UE, Unione Africana. L'attualità, come sapete, di questi giorni sull'Africa e non è molto convulsa, con un bombardamento di immagini, di notizie. E quando parliamo di migrazioni usiamo termini militari, sbarchi, eccetera, invece di renderci conto, appunto, che l'Africa è la nostra profondità strategica, che noi dobbiamo insieme agli africani immaginare una migrazione circolare.
questo pomeriggio invece vuole andare oltre la cronaca e cercare di immaginare una possibile via per incardinare dei processi duraturi a media e a lunga scadenza, per dare alcune delle risposte che la realtà, la cronaca tormentata internazionale di questi tempi ci sta proponendo. Una serie di proposte per la stabilizzazione e per il contrasto alle minacce più di carattere politico o di instabilità. L'Africa è la nostra profondità strategica, è il nostro grande sud, nostro italiano, nostro europeo. Non lo è mai stata nella mia visione, ma tanto meno lo è oggi, solo un ammasso, un groviglio di problemi minacciosi dal quale stare lontano, che è il primo e grande stereotipo e pregiudizio con cui si ammanta l'Africa. Viva Dio, se poi c'è un paese che sta proprio lì, proiettato verso l'Africa e proiettato sul Mediterraneo, è l'Italia. Da italiano che vive e lavora in Africa da 12 anni fa non solo grande piacere ma anche fonte di ispirazione sapere che c'è una leadership a livello nazionale che non solo è interessata ma è pronta anche ad agire. L'energia e la lucidità per mettere e rimettere l'Africa all'ordine del giorno. This is where the change will come, because we will be listened to, and instead of importing something onto Africa, it really will be that partnership that you say that you want to see.